Con vero piacere chiamo sul palco un amico, una persona che ha a cuore l'immobiliare, una persona onesta, che ci sono i politici cattivi e quelli buoni. Io ho sempre, Di Vincenzo, ho sempre detto è una persona onesta, è veramente un bravo politico. Cioè, grazie di tutto, Vincenzo. È un caso particolare. Non sei l'unico però, eh? Meno male, meno male. L'altro congresso era Genova? Paolo? Genova. Sì, Paolo ha fatto, ha anticipato un po' quello che abbiamo realizzato in questi anni, che comunque nelle varie altre assemblee abbiamo in qualche misura annunciato, e le battaglie che ci hanno unito in questo periodo. Mi piace ricordare qualche sigla tra quelle inutili, APE, che abbiamo battagliato. In alcune regioni si applica, in alcune altre no, qualcuno va a elevare pure delle multe assolutamente senza valore, senza futuro, l'attestazione di prestazione energetica. Abbiamo vissuto IMU nella prima versione, nella seconda versione, la TASI, TARI, poi questa ritenuta d'acconto sugli Airbnb con un peso particolare non solo su chi deve fare la ritenuta alla fonte, cioè Booking e quant'altro, ma anche un peso importante sugli agenti immobiliari, che la vostra associazione ha quotato in 96 milioni di euro di peso in termini di ore spese e di impegno economico. Cos'è successo in questi anni? Monti, lo ricordiamo, Letta, lo ricordiamo, Renzi, lo ricordiamo, Gentiloni, lo ricordiamo. Perché ricordiamo questi nomi? Perché dal 2010-2011 ha iniziato a pressare sul mondo dell'immobiliare una tassazione che gli italiani non hanno più retto. Si è passato dai 10 miliardi circa della tassazione quando fu tolta la tassa sulla prima casa nel 2008, agli attuali 24-25 miliardi dopo che è stata nuovamente tolta la tassa sulla prima casa, e invece in mezzo in questo periodo era stata ripristinata. 1 milione di posti di lavoro persi in maniera diretta o indiretta nell'indotto dell'edilizia, ma soprattutto gli italiani si sono impoveriti, perché a parte le tasse che hanno dovuto pagare in tutti questi anni, soprattutto il valore degli immobili è sceso del 10, del 20, del 30%. E come sottolineava il presidente di Confedilizia, in alcuni casi non c'è più un valore. Ci sono immobili nelle periferie e nelle semiperiferie di cui gli italiani non riescono a disfarsene e non riescono neanche a metterli a reddito. Ce l'hanno solo come peso sul groppone, non lo vendono e pagano le tasse su di esso. Ma non sempre gli stipendi degli italiani sono tali, soprattutto con un PIL fermo, piantato sullo 0, sullo 0,5, sullo 0,7. Da anni hanno la possibilità di pagare queste tasse. Questa cosa è diventata assolutamente intollerabile. Ma strada facendo abbiamo fatto anche degli altri errori. Il governo ha fatto degli errori importanti, perché quando in un'impostazione di governo federale che man mano ha sottratto risorse alle periferie, ha mantenuto al centro, quindi con un processo assolutamente inverso, ha determinato che gli enti locali che si basavano e si basano sulle risorse derivanti dalla tassazione sugli immobili, in realtà hanno creato un caos. Immaginate l'amministrazione comunale di Milano che deve erogare servizi a tutti i milanesi che abitano in tutte le case, percependo però solamente i redditi dalle seconde case, terze case, locali commerciali e quant'altro. Situazione opposta, il sindaco di un comune turistico o rivierasco, che invece riceve le tasse da quegli immobili, seconde e terze case, e invece eroga servizi solamente ai cittadini del proprio comune, che invece
che appunto abitano quel comune solamente in poche migliaia rispetto magari ai 100-150.000 che fruiscono di quel comune d'estate. In una situazione come questa è evidente che gli enti locali non riescono più a erogare i servizi, i cittadini che hanno gli immobili non riescono a capire che tasse stanno pagando e che servizi gli vengono erogati. È una buona amministrazione o una cattiva amministrazione? Il sindaco mi può dare o mi poteva dare lo scuolabus e invece non me lo dà, o invece non è in grado di farlo perché ci sono degli errori a monte? Voi immaginate che di tutta la massa delle tasse che noi paghiamo, 2/3 rimangono dentro i ministeri a Roma e solo 1/3 ritorna in periferia. In questo contesto l'Italia non ha più capo e non ha più coda. Quando ognuno di noi si inventa, e ce lo siamo inventati in questi anni, piccole manovre, piccole richieste, abbassamento del 50% su quella tassa di trasferimento se l'immobile ha quella caratteristica, la cedolare secca estesa eventualmente al locale commerciale che negli ultimi 3 anni non è stato locato, ci avevamo tentato nell'ultima manovra, ormai debbono appartenere al passato. Noi dobbiamo fare una cosa molto semplice: riportiamo le lancette dell'orologio fiscale a quando le cose funzionavano. Tanto strada facendo in questi anni abbiamo visto che non funzionano. Abbiamo perso posti di lavoro, gli immobili non valgono niente, non si possono commercializzare e gli italiani non riescono a pagare le tasse. In più abbiamo anche quella cosa da sistemare che si chiama Tari, che è in contrasto con la normativa europea e ci fa pagare le spese sulla, tra virgolette, spazzatura, non su quello che è il nostro consumo, cioè secondo un principio europeo che chi più inquina deve pagare, ma secondo un principio dei metri quadrati, che è un principio che non sta né in piedi, né in cielo, né in terra, in tutte le parti d'Europa, e ce l'abbiamo solo in Italia. Riportiamo le lancette dell'orologio fiscale al 2008, riportiamo tutta una tassazione di 10 miliardi e per recuperare il tempo perduto riflettiamo, perché adesso i governi cambieranno, le coalizioni cambieranno, ci sarà una nuova maggioranza, lo si sente nel Paese. Se è ancora pensabile, soprattutto per recuperare il tempo perduto, che noi si debba ancora pagare l'imposta di registro così alta per trasferire un immobile che abbiamo comprato avendo delle somme di denaro sulle quali già a monte abbiamo pagato le tasse. Perché su tutto il resto, quando io trasferisco l'immobile, devo pagare una tassa fissa o in qualche misura commisurata, faccio riferimento alle autovetture, commisurata in qualche misura ai cavalli o comunque al valore a secondo dei casi, e soprattutto quando c'è la vetustà si paga meno? Perché con gli immobili, ogni volta che vengono trasferiti questi immobili, dopo 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, si deve pagare una cifra che non ha senso e non ha misura e non ha buon senso. Recuperiamo il tempo perduto, riportiamo le lancette dell'orologio fiscale al 2008, consentiamo a chi in questo momento la casa ce l'ha e se la deve vendere di poterla vendere, e chi l'acquista di non avere subire ancora un dazio così forte e così importante. Due parole le voglio spendere in chiusura sul rapporto con FIAIP. Pensavo all'IACP perché ho fatto il presidente di IACP e Federcasa. La vostra associazione è un'associazione straordinaria. Magari ve lo dicono in tanti, salgono sul palco e ve lo dicono. È un'associazione straordinaria, io conosco moltissimi di voi sui vari territori, l'impegno che ci mettono, e non è semplicemente legato al lavoro, ma è l'impegno del cuore oltre l'ostacolo, di capire che siete terminali di un mercato che è coniugato in qualche misura a chi compra e chi acquista, aiutandolo anche a trovare le finanze per farlo, ma soprattutto cercando di dare suggerimenti alla politica, al Parlamento, di come le cose possono cambiare. In questo senso Paolo Righi e chi lo ha sostenuto e lo ha collaborato ha fatto un lavoro straordinario. Poi mi hanno spiegato che in realtà non è perché sei Paolo Righi, ma perché sei di Carpi, che è una generazione particolare che nasce solamente in quel territorio. Si prendono le bastonate durante il giorno, mi hanno insegnato, poi la sera insomma ci si riposa e l'indomani si trova motivo per ripartire. Però devo dire che la FIAIP all'interno dell'osservatorio parlamentare è stato un motore straordinario di tutti voi e di Paolo. Adesso c'è il congresso, ero più felice a Genova dove ti vedevo combattere per una rielezione che mi pare che fu quasi bulgara.
Oggi invece stai facendo uno straordinario atto di coraggio, perché magari lo dico io, non so se l'ha detto qualcuno, ma qualcuno aveva ipotizzato che ti si potesse aggiungere un altro mandato. Ma quel cuore oltre l'ostacolo che caratterizza l'essere di Paolo, il modo di rapportarsi con gli amici, di intendere la politica, di intendere la federazione, di intendere la vita, lo ha portato invece a rigenerare questa associazione, lanciando una serie di giovani, di ragazzi che ci credono. Da questo palco, insieme a Giorgio Spaziani Testa, che guarda e con il quale abbiamo condiviso questi momenti, ti chiediamo una sola cosa, Paolo. Rimani ancora quella generazione di Carpi e continua a lavorare con noi. Grazie.